Oratori e pallone, un legame fortissimo che resiste ancora oggi. Prima della nascita delle scuole calcio, anche di quelle gratuite, il campetto della parrocchia rappresentava forse l'unica possibilità di allenarsi per i ragazzi. Oggi l'oratorio non sarà la sola opportunità, ma rimane certamente la migliore per unire allo sport valori importanti. Quando frequentavo l'oratorio non ci pensavo alla carriera perché ero piccolo, quindi dopo il catechismo avevamo il tempo libero per svagarci un po' sul gioco, quindi giocavamo sicuramente a calcio e bei ricordi. E il calcio di tutti, quello dell'amicizia ma anche del rispetto e delle regole, entra in campo su palcoscenici importanti come gli stadi delle squadre di Serie A. Grazie ad un accordo tra Lega e Centro Sportivo Italiano, alcune partite della Junior Team Cup, torneo riservato agli under 14 degli oratori delle città rappresentate nella massima serie, saranno disputate poco prima delle partite più importanti della Serie A. Proprio come nel caso di due oratori romani che sono stati sorteggiati per disputare la partita allo Stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio in programma il 7 aprile prossimo. Lo sport in oratorio rappresenta un elemento importante, fondamentale del presente e credo anche del futuro dello sport italiano, e questa Junior Team Cup vuole dimostrarlo nei fatti con molta concretezza. Una grande alleanza educativa tra il grande calcio, quello di Serie A, di tutti i club professionistici, e il calcio grande degli oratori.